Salve a tutti senza luce, benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi andiamo a scoprire assieme un'arma assolutamente insospettabile, che è però così potente da poter sostituire la fiumi di sangue. Dopo il nuovo aggiornamento un sacco di cose sono cambiate e tra queste troviamo anche una fiumi di sangue depotenziata. E che dire, a dir la verità, con tanto di debuff e compagnia bella, è un'arma in ogni caso mostruosa, ma oggi non siamo qui per parlare della katana più rotta del gioco, ma per parlare di loro. Due coltella a due mani. Quest'arma è una di quelle armi che si trovano solamente da un mob specifico, ma sono decisamente potenti, soprattutto se usate in combo. Pensiamoci un attimo. In primis stiamo parlando di due spade curve, dunque il moveset è assolutamente letale e l'attacco in salto dà ben 4 colpi in serie. Per rendere letali queste armi basta cambiare le loro affinità. Effettivamente queste armi di suo, da loro, non hanno dei debuff, ma se decidessimo di puntare su, ma non lo so, ad esempio sul sanguinamento e magari con l'altra sul freddo? Già. Partiamo dal presupposto che ci troviamo a dare 4 colpi giusto per iniziare a salutare il nemico che ci troviamo davanti, come potete vedere anche dal video che scorre a schermo. Beh, sia il sanguinamento che il freddo entrano in maniera davvero semplice su qualsiasi nemico. Di base, con una giusta accoppiata di talismani, e non ne parleremo in questo video, magari lo tratteremo in una build più avanti. Secondo me si può creare una build ammazza boss davvero, davvero mostruosa. Insomma, lo vedete voi a schermo quanti danni fa questa stracavolo di arma? Ditemi voi se non è una valida sostituta alla fiumi di sangue. In più io ho visto tantissimi video di queste due spade buildate, proprio come le ho buildate io, e ho visto uccidere Malenia in 10 secondi, sia la prima fase che la seconda. E sti cazzi? Ma prima di andare a vedere come ottenere quest'arma, voglio ritagliarmi un attimo per ringraziare tutti voi. Ma nello specifico voglio ringraziare i nostri abbonati, che sono Zogordan Games, scusami ma è troppa R nel nome, Onyx T, Daniele Di Pace, Giuseppe Grieco, Maison Raka, Valerio Mag, Angel 8705 ed anche i donatori di agosto, ossia Mannaggia all'Elde, Antonello De Rossi e Nicolò Dogliani. Grazie a voi e del vostro supporto, io e Andrea siamo riusciti a prenderci Taimisia, o Taimesia, di sti cazzi, per poter mandare avanti il canale con contenuti sempre nuovi. E grazie a voi, questo è stato più facile del previsto. Ora vediamo dove prendere quest'arma, che è una delle parti essenziali. Preparatevi perché si parla di farming ad un livello intensivo davvero elevato, quindi magari vi consiglierei di equipaggiare lo scarabeo d'argento e di mettervi in spalla i coglioni. In pratica dovremo recarci in una cripta nella penisola del Pianto, le catacombe di Guardia Sepolcro. Come al solito ve le mostro sulla mappa, ma non vi mostro dove è l'entrata perché un minimo ve lo dovete esplorare il gioco. Una volta entrati nella cripta dovrete avanzare oltre la grazia e sbloccare la nebbia che vi troverete davanti al costo di una chiave di pietra e iniziare a farmare. Quello a cui puntate è lo scheletro con lo spadone, quello che nasce in fondo a sinistra. È proprio lui che ci darà la coltella a due mani. Dunque preparatevi a fare su e giù tra la grazia e questo scheletro un bel po' di volte, perché sembra che questa spada abbia un drop rate davvero, ma davvero basso, almeno nel mio caso. Poi sicuramente qualcuno di voi nei commenti arriverà e mi dirà: io l'ho beccata subito. E bravo! Una volta che vi sarete massacrati la Wallera a farmare quel scheletro schifoso, anche perché, tra le altre cose, a voi non basta una spada sola, ve ne servono due. Questa build va in combo con due spade. Come vi ho anticipato prima, andremo a modificare le due spade inserendo al loro interno il passo del limiere, che secondo me ci sta benissimo e ci permette di riavvicinarci, visto che siamo comunque con delle armi che secondo me sono a raggio corto per il mio gusto di gioco. Però potrete mettere qualsiasi cenere che vogliate, nel senso. E poi modificate l'affinità delle due, una con il freddo ed una con il sanguinamento. E da qui avrete due armi potentissime in mano.
Io direi che il momento in cui dovete farmi sapere voi cosa ne pensate di quest'arma e di come io ci ho creato una mezza build sopra. E soprattutto se volete un video con una build fatta apposta per queste due armi. Io devo dire che secondo me questa coppia di coltella a due mani potrebbe essere una valida alternativa ad una fiumi di sangue depotenziata e potrebbe calzare a pennello in una build sanguinamento. Forse non alla pari con Darth Maul. Però potrebbe fare i culetti a strisce. Detto questo, direi che è giunto il momento anche oggi di salutarci. E per voi è giunto il momento, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un like per supportarci e commentare qui sotto nella sezione dei commenti. Senza dimenticare di guardare la descrizione, in cui troverete un sacco di link interessanti, troverete collaborazioni, il profilo di TikTok, il gruppo Sconti per Gamers Poveri. Troverete un sacco di cose. Passate a darci un'occhiata e io direi che ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti senza luce. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di quest'arma e quanto ci avete messo ad ottenerla. Sono molto curioso di sapere quanto ci avete messo ad ottenerla.